voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Aha! Oggi amo ardentemente quel ruscello impertinente, menestrello dell'amore. Aha! Il fiorire delle piante tiene festa questo cuore, sai perché? L'importanza della Formula 1 è sempre molto importante, la Formula 1, cioè la Formula 1 in Italia, diciamo che la Formula 1 in Italia è Ferrari, è come se fosse la nostra nazionale di calcio, quindi è molto importante la Formula 1, è importante innanzitutto anche per la nostra casa costruttrice che è la Fiat, e poi per Monza è sempre stato una cosa molto importante a livello pubblicitario, cioè Monza onestamente è conosciuta in tutto il mondo per l'autodromo, non è conosciuto per il Duomo o per altre cose, ma è proprio conosciuta perché abbiamo questo autodromo che è dal 1928 che è stata fatta, quindi è oltretutto stata fatta in 100 giorni, cioè un record è stato fatto a questa pista e sono una delle più, assieme a Indy è la pista più vecchia che ci sono al mondo. Nel mondo l'importanza della... una volta era molto più importante, cioè perché una volta addirittura si faceva le gare che facevano anche in America, tipo le gare di Indianapolis venivano fatte anche qui a Monza, su quel circuito che è rimasto lì adesso, che è la sopraelevata. Poi dopo, chiaro, col passare degli anni, la pista non è poi... con gli americani non interessava più venire in Europa a fare, perché non avevano un riscontro pubblicitario, e allora niente, però ai tempi, diciamo, tra gli anni 60 e anni 70, ancora prima, negli anni 50, era famosissimo l'autodromo di Monza, cioè era proprio una cosa che a livello mondiale, ma ancora adesso, anche per gli sponsor, la gara di Monza vale molto, è un po' come Monte Carlo, ecco, cioè uno dice faccio la gara a Monza, è conosciuta in tutto il mondo. I piloti sono passati tutti da Monza, sono passati dai vari Rindt, i vari Stewart, i vari Senna, i vari Schumacher, adesso Vettel, Hamilton, cioè per tutti Monza è importante, nonostante nel tempo è stata modificata, perché prima era super veloce, no? Poi è stato messo una chicane, poi due, poi tre, ma ancora adesso è una delle piste la più veloce in assoluto che c'è nel campionato mondiale di Formula 1. Beh, l'esperienza mia, diciamo che l'ho fatta praticamente con loro a livello fino a Formula 2, poi sono arrivato, ma grazie a loro sono arrivato a fare il Formula 1, a quei tempi c'era l'Alfa, io lavoravo per l'Alfa Romeo, poi ho lavorato per l'Eurobrun, Scuderia Italia e per ultimo ho lavorato per la Lamborghini. E da lì abbiamo fatto tanti passi da gigante, perché noi una volta dell'elettronico c'era poco, molto poco, però piano piano, anche quando ho smesso con la Formula 1, già l'elettronica aveva un peso, non come adesso, perché adesso l'elettronica è praticamente è la Formula 1. Adesso tutto dal cambio, i motori a tutto, adesso tutto viaggia, è normale, è un po' come la macchina di serie, cioè la macchina di serie ha fatto dei passi giganti, è chiaro che la Formula 1 ne ha fatti tre volte quello che può essere una macchina di serie. Ora, la Formula 1 di prima era molto più umana, cioè era molto, cioè il pilota si poteva, uno andava in pista, poteva andare a parlare col pilota quasi, non c'erano difficoltà nel farsi fare un autografo, nel farsi, proprio era molto più umana, anche perché normalmente i team erano fatti da 20-25 persone,
Adesso invece, onestamente, è chiaro, tutto va avanti, la tecnologia è molto più avanzata. Adesso il personale che c'è in pista per ogni team si parla di 120-125 persone, no? Ed è chiaro che il pilota sembra quasi un extraterrestre, cioè non è più, invece è sempre un essere umano. Però si è perso quel contatto, adesso lo si ha più sui media, su internet, si mandano i tweet, lo si segue su Facebook, invece prima lo si seguiva proprio a livello umano, si aspettava il pilota che arrivasse in pista, che arrivasse a Monza per andare a parlargli assieme, per fargli fare l'autografo, si andava con le fotografie. Adesso invece queste cose vengono fatte tutte via web. Non solo nei miei riguardi, cioè il meccanico una volta era proprio parte del pilota, cioè praticamente dove dormiva il pilota dormiva il meccanico. Anche adesso invece, insomma, questo non è che si è staccata, però alla fine è un po' diverso, però prima proprio si divideva il panino in pista, hai capito? Si divideva proprio tutto. È un po' quello che è rimasto adesso nelle moto, hai capito? Cioè adesso tu vedi nelle moto, il team di moto, cioè per esempio prendiamo uno come Valentino, il meccanico per Valentino, se gli dice che deve lavorare 48 ore nonostante siano 24, lavora 48 ore nonostante siano 24. E una volta era così, il meccanico era molto più legato al pilota perché era una famiglia che si spostava, perché essendo poche persone, cioè il meccanico faceva da meccanico, aiutava in pista, aiutava a trovare l'albergo, cioè era molto diversa. Dopo, chiaro, l'evoluzione. Adesso ci sono addirittura solo 4 camion per seguire quello che è l'elettronica in pista, non solo 4 bilici, cioè una cosa a livello di 40 ingegneri, ma tutto cambiato. Cioè noi a un certo punto andavamo in pista e ci adattavamo al box com'era, no? Adesso invece c'è una squadra la quale arriva al mercoledì, se non al martedì, dove ricambia tutto quello che è la struttura dentro a un box. Praticamente come se loro creassero, no, non come, creano un box nel box, cioè creano una casa loro con tutti i vari impianti, con tutte le varie cose, tutte le varie telemetrie e tutto per lavorare, perché anche per riuscire. Adesso c'è la squadra che cambia le gomme, si allena tutta settimana per poter cambiare le gomme in 3 secondi, eccetera. Prima invece sì, noi facevamo un cambio gomme, però lo facevamo in... Allora, solo il cambio gomme lo facevamo in 8 secondi. Poi quando c'era invece da fare il rifornimento, ci avevano obbligati che doveva essere più di 10 secondi, cioè meno dei 10 secondi non si poteva fare un rifornimento, no? Perché si poteva fare anche meno, però dando pressione, però hanno detto che era pericoloso e allora dovevamo stare dai 10 ai 12 secondi. Adesso poi siamo scesi a 8 secondi, solo il cambio gomme, adesso lo fanno in 3 secondi. Sì, però loro si allenano tutti i giorni. Tutti i giorni a fare quello, cioè c'è una squadra che fa solo quello. Ecco per quello che sono in tanti adesso in Formula 1. Cioè una volta il meccanico di Formula 1 era capace di fare il cambio, di fare la sospensione anteriore, quella posteriore. Adesso giustamente è diviso, c'è quello che fa la sospensione sinistra anteriore, la sospensione destra anteriore, la sospensione sinistra posteriore, la sospensione destra posteriore, c'è quello che fa il cambio, ci sono i motoristi, ci sono gli elettronici, ci sono gli elettrauti, cioè proprio... Sì, no, adesso è tutto, proprio ci sono i carrozzieri che fanno solo il discorso di carrozzeria, gestiscono solo quello che sono le ali anteriori, le ali posteriori, cioè, ma è giusto che sia così. Cioè, non è che è arrivata talmente a un livello alto che per forza, cioè, se io voglio fare il Formula 1 adesso, voglio creare una squadra, se voglio essere competitivo devo fare così. Cioè, non posso, arrivo io, adesso cambio tutto, ritorno ai tempi di prima. No, Vittorio era, allora Vittorio non era, non, eravamo come fratelli, forse
forse qualcosa, però perché praticamente io a 19 anni ho incominciato con loro, ho incominciato a lavorare con loro, li ho seguiti Vittorio fino a che è arrivato in Formula 1, cioè dal Formula 3 al Formula 2 alla Formula 1, poi c'era il fratello che correva assieme, Tino, no? Proprio, avevano una bella officina che a quei tempi era l'elite. Delle officine che a livello proprio italiano, cioè facevamo preparazioni, e abbiamo avuto delle belle soddisfazioni che da privati siamo riusciti a stare davanti a case ufficiali tipo BMW, tipo Sartis, eccetera. Il discorso, cioè tu vuoi sapere qualcosa di Vittorio proprio come storia, eccetera, lui comincia con le moto. No? Comincia con le moto, poi passa ai kart, no? Dove vince il mondiale, poi passa alla Formula 3, passa alla Formula 2. No? E ha avuto delle belle soddisfazioni, perché veramente belle, belle soddisfazioni. In Formula 3 vince un campionato italiano, in Formula 2 arriviamo sesti, perché c'erano due tipi di punteggi. Per un certo tipo di punteggio siamo arrivati secondi nell'Europeo Formula 2. Per un altro tipo di punteggio siamo arrivati sesti, però la soddisfazione di star davanti a case ufficiali, noi da privati, perché praticamente eravamo dei privati che andavano a correre, e sono soddisfazioni grandissime. Quella di Zelve che è partita sull'acqua, diciamo, quella di Zelve che è partita sull'acqua. Un'altra era quella, cosa non mi ricordo più, le Fuji che era in testa, poi lì problemi di motore, vabbè. Però anche lì era una gara vinta, cioè se non succedeva niente al motore, perché allora sa, quando pioveva bisognava, non è come adesso che con l'elettronica, anche se piove, la macchina non ha problemi, cioè di acqua, eccetera, di umidità, invece prima no, prima se pioveva avevamo degli spray da mettere, però sopperivano quel poco che potevano sopperire, cioè c'erano delle difficoltà e difatti il problema è che lui ha avuto al Fuji che si è spenta. Beh, il discorso, parlando di Formula 1 di Vittorio, è il discorso di Zelweg, no? Lì Zelweg, che lì praticamente è un italiano che vince davanti a tutti, ma la maniera con cui ha vinto, parlando del discorso di Bagnato, cioè sulla pista bagnata lui era. È una cosa impressionante, cioè non, dava dai 4 ai 5 secondi per giro a tutti, quindi non, è lì l'emozione di vederlo arrivare, che poi dopo stacca le mani dal volante, vabbè, lui tocca il guard ride, però a quel punto lì gli si perdona tutto. Vittorio Brambilla in Formula 1 purtroppo è arrivato tardi, cioè è arrivato. Però a livello di Formula 1 non ha avuto la fortuna di avere il massimo della macchina competitiva. No? Lui ha fatto con la March, nonostante era, perché la prima Formula 1 March era un Formula 2 modificato, però nonostante quello ha fatto dei bei risultati e poi niente, Vittorio Brambilla era il massimo sull'acqua. Cioè non c'era nessun altro più forte di lui, al di là che ha vinto a Zelweg sull'acqua, però dove quando la pista era bagnata erano il migliore è sempre stato lui, nonostante avesse una macchina molto inferiore rispetto agli altri, rispetto a Lauda, oppure rispetto anche a quei tempi, a Reutemann, rispetto a tutti quelli che avevano già delle macchine ufficiali, ma a livello tipo Lotus, tipo Ferrari, tipo Brabham, cioè la sua macchina è sempre stata un po' inferiore, però sull'acqua veramente era al massimo.